La scalata è come arrivare su un altro pianeta. Una volta arrivati non si torna più indietro. La parte che mi è piaciuta di più del blocco è nella parte centrale, subito dopo che si esce, diciamo, da questa nicchia, un po' tutti incastrati tra questi due massi. Quando arrivo a prendere la spallata, diciamo, e alzo tantissimo il tallone, prendo questa spallata, mollo i piedi, quindi sto tutto sulle braccia, punto il piede sinistro e faccio l'incrocio che vado a pinzare col pollice. Una persona normale, comune, cioè comune, che non scala, magari fa una passeggiata e vede questo masso, può dire: ah, guarda, una roccia. Invece per noi scalatori si trasforma in un oggetto che può darti enormi sensazioni, enormi emozioni, la possibilità di pensare, riuscire a scalarlo tenendo quelle prese magari così piccole, così svase, difficili da gestire, da controllare, e che quando arrivi in cima insomma, è un'emozione fortissima. Ho cominciato a scalare, saranno 6-7 anni fa, grazie a un mio amico. Era venuta a conoscenza che avevano aperto questa palestra, questo pannello lì a Genova, e mi ha portato così per provare una volta, e è stata una sensazione strana. Sono stato rapito, diciamo, anche solo la prima volta che sono andato non riuscivo più a smettere di continuare ad attaccarmi a questo pannello, a provare questi passaggi. Era una cosa proprio... mi ha rapito questo tipo di sport. It's like you hardly said a word.